Una ragazza l'avevi mai vista? No, 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 Mai, mai, mai mai venuto no. qua. No, lui era sempre qua solo a casa. Vanessa Ballan non ha mai frequentato l'abitazione di Bujar Fandai, il 41enne kosovaro con cui ho avuto una relazione dal novembre 2021 all'agosto scorso. Una storia che non sarebbe mai entrata in questa casa di via Lovigioni a San Vito di Altivole, dove l'uomo viveva da solo. Com'era questo vicino di casa? Era gentile con la gente, non ha mai avuto problemi. Lui vive da quanto tempo? Non so, da quando io mi sono trasferito qua, lui era già qua. Buongiorno, buonasera. Sì, altro andava al lavoro. Giuseppe Galziniato, da 2 anni e mezzo, è il vicino di casa dell'omicida di Vanessa Ballan. Un fatto che anche a distanza di giorni lo lascia incredulo. E quando hai saputo la notizia, cosa hai pensato? Non mi sembrava vero. Una persona così tranquilla. Sì, una persona così tranquilla non pensi che faccia delle cose così particolari. Perché Bujar Fandai era tutt'altro che un lupo solitario. Una persona solitaria. No, lo si incontrava anche al bar, lì a Riese. Sembrava gentile. Non ha mai fatto scatti di ira o altro. Una frequentazione, quella del bar, che ultimamente si era intensificata, segno che Bujar Fandai lavorava meno, forse ossessionato dal possesso di quella donna che invece voleva essere lasciata in pace. Ultimamente lo vedevo spesso al bar, anche al pomeriggio e alla mattina, quindi non so nell'ultimo periodo che cosa facesse, però era uno che all'inizio andava al lavoro, partiva presto, tornava a casa presto, lo si vedeva in pausa pranzo, una persona tranquilla. No, Comunque qui sì, mai dato problemi a nessun tipo. mai, no, perché praticamente era sempre o al lavoro o alla sera magari era a casa, però non dava fastidio.